Sottopiatto, la rubrica enogastronomica di Emilia Senzale. E beh, abbiamo questo nuovo appuntamento dopo il jingle con Sottopiatto, la rubrica appunto a cura della nostra Emilia Senzale che salutiamo e chiaramente in Salutiamo redazione. caldamente perché diciamo ogni suo piatto è veramente una delizia. Luca, cominciati a prendere il tovagliolo perché tra poco si mangia. Perfetto, allora Ah, oh, prendi il pulsante. Che cosa ci ha preparato la cuoca? E beh, lo ascoltiamo prima dalla sua viva voce, poi andremo a scoprire il tutto. Andremo a scoprire il tutto, ecco, appunto, nell'intervista che ha avuto modo di realizzare. E io non perdo ulteriore tempo e appunto vi faccio ascoltare questo prezioso contributo. Ascoltiamo prima Emilia, che ci fa una sorta di preambolo, e poi si va con l'intervista. Un saluto a tutti i radioascoltatori da Emilia Senzale e un saluto a voi amici di Radio No Frontiere Napoli. Eccoci al nuovo appuntamento della rubrica Sottopiatto dedicata al mondo dell'enogastronomia partenopea. E oggi è un appuntamento decisamente dolce poiché vi parlo della pasticceria Angelo Carbone, ubicata a Napoli, in largo Regina Coeli 8, girando ad angolo da Via Atri nel centro storico napoletano. Si tratta di un'azienda nata nel 1972 come piccola impresa familiare e che oggi è una realtà veramente meravigliosa, che è sia bar, sia pasticceria, sia tavola calda, poiché oltre a proporre buonissimi dolci che prendono vita proprio lì nel vicino laboratorio, la pasticceria Carbone propone anche, ad esempio, gustosi primi piatti. Prego dalla regia di mandare in onda l'intervista realizzata a Salvatore Carbone, titolare della pasticceria. Sono Salvatore Carbone, titolare della pasticceria Angelo Carbone, che è nata nel 1972 da Angelo Carbone, che è mio padre, e stiamo cercando di tramandare e portare avanti sia l'attività che il nome per quanto più tempo è possibile. Facendo sì che i nostri prodotti comunque piacciono sempre con una qualità alta. Quali sono i dolci più rappresentativi di questo tipo di attività? I dolci più rappresentativi della nostra attività sono quelli tipici e storici della pasticceria napoletana, come la pastiera, la sfogliatella, il babà e tante altre cose sempre tipici della pasticceria napoletana. Poi comunque utilizzando dei prodotti primari di ottima scelta, anche gli altri dolci si distinguono comunque da tanti altri, ecco. Anche le creme, il bignè, eccetera. Che diciamolo, voi fate di tutto, fate i dolci cosiddetti classici, quelli appunto di pasticceria napoletana, ci sono i mignon e fate anche quelli che sono le bontà salate, ecco, come Sì, appunto Danubio. siamo anche come l'osticceria Danubio, brioche rustica, in questi periodi si è fatto torta ma casatiello e siamo anche tavola calda. Infatti sì, vedo che fate anche dei primi piatti e cosa fate, cosa proponete di solito? Sì, di solito proponiamo 4 primi piatti al giorno, 3 contorni, 3 secondi. E poi ci sono vari, tipo come mozzarella, prosciutto, eccetera, insalatone. E trovandoci comunque nelle vicinanze dell'università, dove studenti hanno bisogno di avere un punto di ristoro per il pranzo, ecco. Com'è cambiata secondo te la pasticceria in merito ai clienti e in merito anche a voi come laboratorio? Ecco, secondo te da quando la pasticceria è qui presente fino ad oggi, che tipo di cambiamento hai potuto riscontrare in merito alle richieste dei clienti e anche a come voi vi proponete alla clientela? Uniche differenze che ci sono è nelle vendite, che prima ogni persona comprava un numero di dolci alto, adesso prendono pochissimo, voi per le varie diete, voi perché comunque oggi si mangia quasi tutti i giorni il dolce, mentre prima era una caratteristica del pranzo domenicale.
cambiato solo in questo, proprio il resto è rimasto invariato, con qualche novità, tipo oggi incombe la Nutella e il cioccolato rispetto a quello che fa.